pugno con quello fuoco. Spegni la macchina! La spengo. Chi è che guida? Chi è che sta guidando? Tu che guidi? Tu è la fabbrica puzzozza. No, la tua, la mia è eolica. Vabbè, io c'ho ragione, sono petroliere. Bentornati sul canale di Rolling. Anche oggi un video, un unboxing di che gioco? Un mio regalo di compleanno, ringrazio tutti. Auguri. Mi hanno fatto tutti i Rolling Gamers e anche fuori qualche amico che non conoscete. Mi hanno fatto un signor sì, un gioco. Dei pezzetti. 80 persone per fare un regalo. Non è vero. Un signor gioco. Esatto, lo tiro fuori con. Tu lo cacci o io lo pago. Vai. Io lo caccio. Tu lo cacci. 3, 2, 1. CO2. La second chance. Sì, non la prima, ma la second. La second. Gioco, vabbè, di vita all'azienda della Jonix. E non poteva mancare l'unboxing. Quindi andrei subito a vedere. Andiamo subito a vederlo allora. Iniziamo a aprire questo gioiellino. Per la seconda volta. Perché la prima edizione era unboxing. Ci trema tutto, trema tutto! Basta. Non ci entra la roba, importante. Allora, vi faccio notare lo spessore di un getto. Regolamento. Con le sue 26 pagine, rigorosamente in italiano. Il tabellone che adesso vi aprirò che... mi serve una gru. Non ce la faccio. In difficoltà. Ve lo faccio scorrere sotto perché penso che in un'intera inquadratura non può essere fronte e retro. E ve lo richiudo davanti. Poi hanno fatto dei cartellini per fasi e azioni, quindi sono abbastanza comode e lascio qui. Fustelle, penso che siano risorse se non ricordo male, anche se alcune cose non c'erano, vi dico la sincera verità, non c'erano, o almeno non le ricordo io, perché è molto tempo che non ho più questo gioco che... non riesco a ricacciare le dita. Ok, plance. Altre plance con i segnalini. Altre plance con i segnalini che rappresentano i continenti che dovremo gestire. E non dobbiamo far aumentare questo famigerato CO2. Altre plance e denaro. Ecco, mo queste cose mi toccano il cuore. Ho già visto sotto, ragazzi. Guarda come vi faccio vedere. Olle. Direi... direi perfetto. Guarda, wow. Guarda la reazione, quella spontanea. Ah, ma guarda che figata! Wow, veramente. Ricordo a tutti che il primo CO2 era triste dentro. Scatola vuota. Andiamo a vedere il contenuto. Segnalini. Questi mi sembrano i segnalini che rappresentavano proprio il CO2. O i turni. Non mi ricordo niente. Incredibile. Un sacchetto. Altri segnalini. Cubetti. Tutto col gel di silice, incredibile. Segnalini. Pupi. Oh, guarda che bello. No, questo ve lo devo aprire, ragazzi. Cioè, io mi sono innamorato di questa seconda edizione solo per... ci provo, ma non credo che... fenomenale. Cioè, un... tutti omini... probabilmente ve lo qui. Poi ci dovrebbero stare, eccoli. Dovrebbero essere le fabbriche, che erano conteggiate da cubetti normalissimi, invece qui sono conteggiate da fabbriche. Sono fabbriche vere e proprie. E secondo me sono belle. Fabbriche di un altro colore. Cubetti bianchi, vabbè. Poi ci sono queste, che sono altre tipologie di fabbriche.
che sarebbero quelle che vi danno la possibilità di avere un'energia sostenibile, come credo hanno rifatto tutto in questo, in questa modalità. Poi ci sono altri cubi, altri segnalini. Vi giuro, non saprei dirvi neanche di che cosa sono, perché nella prima edizione erano tutti cubetti di un colore senza le forme. Altre tipologie di fabbriche. Vi lascio sempre uno zoom per godervi la scena. Poi è caduto l'omino. Questi due mazzi che andremo ad aprire più tardi. Ve li lascio un attimino a cavallo. Riesco a vedere qui. Ci sarebbe l'ONU? Sì, se non ricordo male sì. Altre tipologie di fabbriche. Guarda, sono incuriosito. Non vedo l'ora di giocarlo, guardate. Altre fabbriche con colorazioni. E altre fabbriche. Non vorrei che sono delle fabbriche personalizzate in base al giocatore, perché mi viene a dire 5 giocatori, eccoli qui. Sono 4? E allora non ho la più pallida idea. Scatola paurosa. Mi vado ad aprire il primo mazzetto un attimo, che qui adesso partono i polpastrelli. Due tipologie di carte. Con, se non ricordo male, dovrebbero essere delle condizioni. Però ripeto, potrei sbagliare, eh? Si parla di anni indietro. E un altro mazzetto di carte con altre condizioni. Se vi dico che non mi ricordo la differenza tra il bianco e il blu, mi insultate. Infine, ultimo mazzo. Andiamo con vari retro, che se vi dico anche questi. Un altro epiteto della vittoria, Enguli. Il gioco mi sa che non è più come era una volta, perché ho questa impressione che adesso vado a leggere e è cambiato tutto. Anche la grafica, ricordo che era diversa. Era decisamente diversa la grafica. E niente, a questo punto aggiungerei per la prima volta un piccolo seguito all'unboxing. Eccoci qua, avete visto? Ti è piaciuto? Sì, sì. Oh, pieno di cosette. Un signor regalo. Vi vorrei, guarda, questa è semplicemente una chicca del backstage. Per trovare la composizione, per rimettere tutto a posto, ci è voluto più di tutto quanto il video. E qualche parolaccia. Esatto, esatto. Però come avete potuto vedere, tutto è andato a suo posto. Sì. Che diciamo allora? Che ne pensi a prima vista? Poi lo abbiamo anche provato dopo averlo aperto e tutto quanto. Io apro solo una piccola parentesi, poi lascio a te la parola. Io ho giocato al primo, ho comprato il primo, e tra la prima edizione e questa Second Chance c'è un gran salto. C'è un gran salto di qualità, sia sui materiali, sia su, diciamo, tutte queste miniature. No, sì. Tutti questi componenti infatti,
esatto, fatti nel dettaglio molto bene, questa grafica che cresce molto 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 bene. Nella mia più totale ignoranza vi dico che non so che ci dovrebbe essere la modalità cooperativa che non c'era nella prima edizione, però potrebbe essere una mia mancanza. Perché? Perché la prima edizione è giocata due volte e poi purtroppo venduta, perché proprio i materiali, proprio la scatola, proprio quello che era il gioco un po' cioè una grande idea ma realizzata male secondo me. Questa volta rimarrà per molto tempo sugli scaffali. Sì, noi abbiamo subito provato la modalità cooperativa, ci abbiamo messo un po' per capirla sinceramente. È iniziato alle 10 e mezza, è finito alle 4 di mattina. Esatto, quindi con mia moglie è così. Esatto, non era più il cosciente. Siamo andati a dormire col mal di testa come se avessimo sniffato anidride carbonica a non finire. Però ho voglia di rigiocarlo. Sì, quindi molto interessante. Parliamo però dei componenti. Allora, il tabellone, ok, un tabellone e quello l'abbiamo visto. Poi la sorpresa è stata proprio quella, il wow, nel vedere tutti quei componenti che poi vanno utilizzati tutti. Non ce n'è né per di più né per di meno, tutti quanti. Quelle fabbriche che si incastrano una sopra l'altra con il dischetto di appartenenza sotto, rende proprio bene l'idea. Grande salto di qualità per l'interno della scatola, che esatto, da un vecchio niente, chiamiamolo, sì, a adesso, esatto, adesso ci troviamo un interno dettagliato con dei piccoli difetti. Io sono sempre quello un po'. Sì, abbiamo trovato qualche difficoltà nel rimettere tutte le tesserine. Esatto. Alcune sbordavano fuori. Però devo dire che sono contentissimo. Sì. Nel complesso, che voto gli diamo a questo cibo? Qui forse ti sorprenderò. Vai. Solo per il salto di qualità merita un 8. Che dire, l'abbiamo giocato, l'abbiamo provato. Forse rivedrete qualche video con uno CO2 parlato nello specifico. Per il resto, niente. Fateci sapere voi che ne pensate, come al solito, con... Esatto, like, commenti, se vi è piaciuto condividetelo e mettete un'iscrizione qualunque. Insultatelo, lui lo dice sempre. Io lo dico sempre perché aspetto prima o poi qualcuno mi venga a insultare, ma simpaticamente. Tranquilli, perché tanto poi lui non reagisce, lui si riprende e si riprende. Io rido, mi piace, ma mi piace confrontarmi, è bello. Detto questo, ciao ciao. Ciao. How far can we get if we say